acchiappare i denti. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere qua altre tecniche come appare a livello chirurgico. Questa è una, vedete come venivano, è un titanio più morbido, viene piegato e si cerca poi di creare un asse parallelo tra i vari impianti, poi si vanno a limare e si incollano i denti sopra. Molti di questi lavori vengono ancora fatti in questo, cioè in questa maniera, come le vedete in questa lastra. Poi lascia stare che sopra gli ha fatto una terapia e sotto gli ha lasciato le carie. Ok, questo non è proibito curare a metà un paziente. Purtroppo non è proibito. Se io ti posso fare mezza arcata e l'altra se non c'hai i soldi, ma nessuno mi mette in galera perché ho messo degli impianti in una bocca ancora malata. È come se ti metto lo smalto sul piede in cancrena. Stai buttando i soldi dello smalto perché poi le perdi le dita. Questa è una protesi come appare all'interno, una protesi che deve essere incollata. C'ha dei vuoti dove ci va la colla e quella poi si incolla sopra quei perni che escono dalle gengive. La protesi di questo tipo è una tipologia di protesi che può essere fatta solo in un materiale, metallo o ceramica. Non ci sono altri modi di costruire protesi incollate con altri materiali. Invece, quando noi facciamo le strutture avvitate, possiamo usare un'infinità di materiali. Perché abbiamo, che se io ho qua il perno che esce fuori e ci deve incollare sopra i denti, io vado qua a ridurre il volume che ho per usare i materiali che simulano i denti. Se io invece ho qua un pilastro che una volta che vado ad avvitare, in realtà mi lascia poi tantissimo spazio sopra per andare a mettere la struttura col dente, ho molto più volume qua per usare materiali, ho molti materiali, Pecton, titanio, zirconio, per esempio, tre materiali. Oppure posso fare anche qui metalloceramica, ma ci avrò molto più spazio per la ceramica non si rompe. Se io invece qua devo mettere già 1 mm di metallo, mi rimane qua 0,5 mm per la ceramica, scheggia, si rompe. Quindi quello era un altro di questi problemi. Qua, per esempio, vedete che se io devo far entrare qua i perni, gli impianti, avrò pochissimo spazio qua davanti per i materiali che simulano i denti. O glieli fate fuori i denti, glieli faccio sporgenti, e viene il sorriso da cavallo in fuori, oppure mi elimino questo problema portandomelo sotto, dentro all'impianto. Ok, allora avevamo pensato, io tutto quello che è problema protesico me lo porto dentro all'impianto, faccio gli impianti più larghi e faccio delle viti che all'interno hanno delle viti. I chiavistelli, sistema chiavistello che entra dentro all'impianto. E fuori c'ho tutto lo spazio per mettere più volume di dente e metterlo dove voglio il dente. E questa è stata, diciamo, la nascita dell'implantologia moderna. Non c'è ad oggi, ripeto, massimo che ti può dire il tribunale, usi tecniche datate, ma non c'è in letteratura proibizione di questo. Infatti gli studi che vengono fatti dicono semplicemente che si hanno problemi dovuti alle colle o comunque ai problemi quando sono avvitate che si può che cosa spanare la vite. Per esempio, sia l'una che l'altro possono avere dei problemi di tecniche. Quello che si vede dagli studi è che c'è più incidenza di infezioni attorno agli impianti quando si usano le colle. È abbastanza ovvio perché. Okay. È abbastanza ovvio perché è difficile fare entrare poi dei denti in maniera precisa sopra degli impianti disparalleli. Quello che succede è che rimane molto spazio per la colla, quello spazio per la colla, vedi qua i gap che crea, qua, qua, e lì si incastra cibo. Il cibo si incastra e fa infiammare le gengive attorno. Invece, guarda questi come sono tutti disparalleli, questi impianti sono proprio. Vanno lì dove c'è l'osso, però poi il problema è la protesi sopra. E il problema è poi quando si infetta l'impianto, che non riesci neanche a svitarli questi, devi carotare via. E quando carotti via poi quell'impianto, c'è un difetto di osso dove non puoi più fare nulla. Sì, cerchiamo di ricostruire,
Però poi hai un paziente che è ancora più danneggiato biologicamente quando metti questi tipi di impianti. Invece gli altri metti praticamente un cono di gelato che ha una filettatura inversa, giri col cricchetto, tac, e si svita quell'impianto. Capito? E c'è proprio uno strumento che serve per svitare gli Cioè impianti. viene tolto dall'osso Sì. proprio. Vediamo se vi trovo lo strumentino. Si fa praticamente, si mette all'interno un'attacca e si svita via l'impianto. Vediamo se è questo. No, no, eccolo qua, lo strumentino, tac, e te lo svita via. È semplicissimo. L'alternativa invece qual è? Tac, e lo sviti via. L'alternativa è carotarlo. Il carotaggio ti prende molto più osso. E purtroppo questi tipi di impianti devi pensare anche che avendo il problema della protesi sopra avrai problemi anche sulla gengiva, sulle di infiammazioni. E quindi devi già pensare alla manutenzione. Con questo tipo di protesi, invece quelle avvitate, la manutenzione è più semplice. Perché se c'hai una rottura, svitti e la togli dagli impianti, come il pit stop, la Ferrari al circuito di Formula 1. No, svitti la ruota, cambi, metti la nuova. Oppure posso ristampare se si rompono i denti, i singoli denti. Io quel pezzo lì, quel blocco di denti là, ce li ho tutti sul computer. Sia la struttura interna, quella gialla, che i singoli blocchi gialli, bianchi. Fanno così i Così, blocchi. separati, dipende da dove cadono i fori. Perché se io ho, per esempio, questo, ce la chiedono spesso questa domanda, no? Dove vanno uniti, vanno separati. Se io ho per esempio un foro qua, un foro qua, un foro qua e i denti mi cascano esattamente qui, allora posso metterli tutti separati i denti. Se però io il foro ce l'ho qua in mezzo, questi due mi conviene farli uniti. Ok? Dipende dove sta il foro. E oggi parliamo di chirurgia. Ok, questa era solo l'introduzione per farvi capire quanto la chirurgia deve essere slegata dalla protesi. La protesi, se tu adotti delle protesi avvitate, non va a influenzare la chirurgia.